C'era una volta, nel mezzo di un freddo e profondo oceano, una maestosa balena grigia che nuotava solitaria. Nonostante la possente mole, si muoveva sinuosa appena sotto la superficie dell'acqua. Ogni tanto riemergeva in tutta la sua imponenza per prendere l'aria dal suo enorme sfiatatoio. Ed ogni volta che lo faceva, sollevava una grande quantità di spruzzi e spuma marina, spettacolo che ammaliava e allo stesso tempo spaventava ogni altra creatura di passaggio. Ogni tanto qualche coraggioso uccello marino si posava su di lei per beccare crostacei e molluschi che proliferavano rigogliosi sulla sua superficie. Ma lei non si curava di simili creature e dopo un breve riposo proseguiva la sua marcia alla ricerca di acque più ricche di cibo. Durante la notte era solita lasciarsi trasportare dalla docile corrente marina, sonnecchiando sulla superficie. Una notte in particolare, però, la sua attenzione fu catturata da un magico bagliore che la contornava. Era come se le creste delle ondine intorno a lei si fossero di colpo trasformate in una moltitudine di scaglie argentate che danzavano allegre e coordinate. La balena non riusciva a comprendere da dove derivasse questo spettacolo, fino a quando non sollevò lo sguardo. E fu in quel momento che la vide per la prima volta. Una meravigliosa luna piena spiccava alta in un cielo terso, talmente splendente che le stelle dietro di lei sembravano impallidire di fronte cotanta lucentezza. Quella notte la balena rimase incantata ore ed ore, immersa in uno spettacolo da togliere il fiato. Pensò che si trattasse davvero di un capolavoro. Non aveva mai visto nulla di più bello. La luna sembrava talmente vicina che avrebbe potuto raggiungerla con un guizzo della sua coda. Ma non fece nulla. Rimase a guardarla ancora un po', poi si addormentò, avvolta in un senso di fascino e magia. I giorni a seguire, la balena non riusciva a togliersi quello spettacolo dalla mente ed ogni notte attendeva ansiosamente che la luna si presentasse per ammirarla in tutto il suo splendore. Delle volte tentò di rivolgerle qualche domanda, ma la luna sembrava non curarsi di lei e continuava a dominare il cielo con la sua classe ed eleganza. Per molte notti la balena si ritrovò ad ammirare quello spettacolo, immersa nel silenzio di un oceano vasto e solitario. Giusto il tenue gorgoglio delle onde che si infrangevano contro il suo corpo la accompagnava come un dolce rumore di sottofondo che la cullava e conferiva a quel momento un ulteriore tocco di pura magia. E fu in una di quelle notti che la balena decise
che doveva raggiungere la Luna. Doveva riuscire a toccarla, a parlarle. La notte seguente approfittò del momento in cui la Luna era più bassa sull'orizzonte e provò ad inseguirla. Iniziò a nuotare veloce, con tutte le sue forze. Ma più lei nuotava veloce, più la Luna sembrava allontanarsi, fino al momento in cui dovette fermarsi, perché la Luna cominciava ad alzarsi sull'orizzonte. La balena rimase in silenzio, nel fascio di luce proiettato sulla superficie dell'acqua, ed osservando la Luna alzarsi sempre di più in cielo, iniziò a pensare: quale fortuna hanno gli uccelli! Avendo le ali, possono volare fino ad arrivare ad essa. E pensare che si posano su di me, quando potrebbero posarsi su di lei ed ammirare cotanta bellezza da un punto privilegiato. Il giorno dopo la balena vide un uccello che si era posato come di consueto su di lei e, rivolgendogli la parola, gli chiese: «Potresti farmi un favore?» Incredulo, l'uccello marino chiese stupito: «Stai davvero parlando con me?» «Certamente», rispose la balena. Il piccolo uccelletto ribadì commosso: «Non posso credere che tu stia davvero parlando con me, un animale così maestoso e possente che parla con un piccolo esserino come me. Non pensavo mi avresti mai rivolto la parola. Dimmi, cosa posso fare per te?» «Tu possiedi le ali», prese a dire la balena. «Potresti raggiungere la Luna e dirle che desidererei tanto parlare con lei?» «Ma questo non è possibile», rispose sconsolato l'uccello. «Anche per me, che ho le ali, sarebbe impossibile raggiungerla. È troppo distante e mi stancherei di inseguirla. E poi, lei corre così veloce». «Per quale motivo corre in questo modo?» chiese incuriosita la balena. «Perché sta scappando», rispose l'uccellino, sicuro delle sue parole. «Scappando da chi?» chiese ancora più curiosa la balena. Dopotutto, come poteva un astro così grande ed importante avere dei rivali? Come poteva avere dei predatori? «Anche io sono rimasto stupito la prima volta che ho ascoltato questa storia», disse l'uccellino. «Ti racconterò una leggenda che ho udito tanti anni fa da alcuni marinai mentre ero appollaiato sull'albero maestro», proseguì l'uccello marino mettendosi comodo sul dorso della balena mentre una pinna lo proteggeva dal mare e dal vento. «Tantissimo tempo fa esisteva un bellissimo cervo, tutto bianco con le corna color mogano, che correva libero per i boschi più fitti. La balena, che non aveva mai visto un cervo, lo immaginò come un balenottero tutto bianco con le corna. Il pennuto proseguì: «Tuttavia un forte ed astuto cacciatore si era ripromesso di catturare quel cervo. Così cominciò una lunga caccia.
Il cervo era agile e scattante, mentre il cacciatore era furbo e instancabile. I due cominciarono a rincorrersi per tutti i boschi e tutte le montagne, creando scompiglio in ogni luogo, anche i più pacifici e solitari. Un giorno il cervo si rifugiò nel bosco protetto da Diana, dea della caccia, ed il cacciatore, nel tentativo di acciuffarlo, mise a soqquadro l'intero bosco, facendo scappare animali e danneggiando le piante al suo interno. Per questo motivo Diana, furibonda, decise di punire i due usurpatori, tramutando il magnifico cervo bianco nella luna ed il cacciatore nel sole. Da quel giorno il sole continua a rincorrere la luna, che tuttavia, essendo più veloce, continua a sfuggire abilmente. Ogni tanto la luna tenta di nascondersi e di sbirciare timidamente, affacciandosi poco a poco, per verificare se il sole abbia smesso di inseguirla. Ma puntualmente il sole si ripresenta e la luna è costretta a scappare. Ecco perché alle volte la luna ci appare come uno spicchio nel cielo. Alcune volte riesce a nascondersi perfettamente, talmente bene che nessuno è in grado di vederla nel cielo. Altre volte appare in tutto il suo splendore, come se in un atto di coraggio volesse affrontare apertamente il cacciatore. Tuttavia, finisce sempre per scappare non appena questi si presenta all'orizzonte. Ecco perché, oh mia cara balena, per me che sono piccolo e debole, mi è impossibile anche solo pensare di poterla raggiungere. Ti ringrazio, mio piccolo amico, disse la balena ancora scossa dalla storia appena ascoltata. Non sai che gioia poter finalmente parlare con te, rispose l'uccellino. Non vedo l'ora di raccontarlo in giro. Nessuno ci crederà. La balena salutò l'uccellino e si rimise in viaggio. Mentre solcava veloce la superficie del mare, ripensava alla storia raccontata dal suo nuovo amico. Come poteva un astro tanto bello e spettacolare dover passare una vita a scappare e a nascondersi? Come poteva una cosa così meravigliosa e possente avere dei nemici? E di colpo il pensiero andò a quell'uccellino, che così tante volte si era posato su di lei nella speranza di ricevere attenzioni, ma che mai era stato considerato. Che si sia sentito come io mi sono sentita tutte le volte che la luna non mi ha degnato della minima attenzione, pensava la balena mentre viaggiava assorta appena al di sotto del pelo dell'acqua. In tutti questi giorni, pensava, mi sono concentrata su qualcosa di così lontano ed irraggiungibile, senza prestare le dovute attenzioni a coloro che mi contornano. Mi sono rammaricata del fatto che non sono stata considerata, ma poi ho fatto lo stesso, non considerando coloro che in realtà mi trovano bella ed importante.
mentre la balena era immersa nei suoi pensieri, non si accorse che dietro di lei una nave seguiva veloce la sua scia. La prua infrangeva le gelide acque e sollevava una copiosa spuma che, trafitta dai raggi solari, sbiadiva come neve al sole. La balena si accorse della nave solo quando un grosso arpione bucò l'acqua a pochi metri da lei. Era una baleniera che aveva avvistato la sua preda. La balena iniziò a scappare con tutte le sue forze. Le forti pinnate, tuttavia, non sembravano abbastanza potenti da fronteggiare il poderoso motore della nave che avanzava sempre più minacciosa. Mentre la nave correva veloce, rompendo la scia della balena, ricaricava l'attrezzo che avrebbe dovuto lanciare ancora una volta l'arpione. Ed in quel momento la balena si rese conto che non era abbastanza forte e non aveva abbastanza energie per fronteggiare un altro attacco. L'uomo addetto al lancio dell'arpione prese la mira e si apprestò ad assestare il colpo. Da quella distanza non poteva sbagliare. Ma proprio mentre la rassegnazione aveva preso il sopravvento nei suoi pensieri, in un gesto quasi automatico, la balena alzò la testa al cielo e con immenso stupore vide la luna. Grande, bella e maestosa, eppure era giorno. Il sole era alto nel cielo e le era così vicino. Ed in quel momento la balena comprese che la luna, in un grande atto di coraggio, aveva finalmente trovato la forza di sfidare il sole. Quel magnifico cervo bianco aveva trovato la risolutezza di affrontare apertamente il cacciatore. Ed anche lei si sentì pervadere da una nuova forza. In pochi istanti si immerse nell'acqua e nel riemergere fece uscire dalla sua schiena uno spruzzo di acqua altissimo che andò ad oscurare la visuale dell'uomo addetto al lancio dell'arpione. E così fece ancora una volta, raccogliendo tutte le sue forze. Nonostante il macchinario fosse pronto a sparare, l'uomo non vedeva nulla ed era costretto a pulire la sua visiera più e più volte. Con le sue ultime energie, la balena solcava le onde come mai aveva fatto nella sua vita e continuava a spruzzare acqua vaporizzata sui vetri della nave e sulla visiera dell'uomo addetto al lancio. Ma l'imbarcazione era sempre più vicina e minacciosa. Ormai sembrava davvero poter raggiungere la balena da un momento all'altro. Ma in un solo istante la balena uscì dalla rotta della nave, immergendosi con un guizzo degno del più agile animale marino. Quando il timoniere riuscì a ripulire il vetro dall'acqua che lo aveva oscurato, ebbe un'amara sorpresa. Davanti a lui due enormi blocchi di ghiaccio si paravano davanti l'imbarcazione e la nave non poté fare altro che incastrarsi inesorabilmente tra le due montagne ghiacciate
arrestando repentinamente la sua corsa. Non potevano credere al fatto che quella balena li avesse condotti ad una trappola. Sana e salva, la balena continuò a viaggiare per tutto il giorno, fino a quando, ancora una volta, non calò la notte. E quella notte, la luna era ancora più meravigliosa della prima volta che l'aveva vista. Nel silenzio dei suoi pensieri, ammirava quello spettacolo meraviglioso, consapevole questa volta del fatto che lei e la luna non erano poi così diverse. Entrambe erano splendide e maestose per qualcuno, ma allo stesso tempo fragili ed indifese per qualcun altro. Quella notte la balena si rese conto che lei è stata la luna per quell'uccellino, ma che era troppo concentrata su se stessa per rendersene veramente conto. Quella notte ha compreso che l'essenza più intima dipende dagli occhi di chi guarda e non dalla forma di chi è osservato. La balena tornò ad ammirare molte altre notti ancora la luna, senza mai avere la presunzione di volerla avvicinare o di voler ricevere da lei alcuna risposta. Durante il giorno continuava ad alzare lo sguardo, sperando un giorno di vederla fronteggiare e vincere il suo terno avversario e rivale. Tutto questo senza mai più disdegnare di scambiare qualche parola con gli uccelli e le altre creature marine che di tanto in tanto si posavano su di lei per rifocillarsi.